Prosegue tra polemiche e accuse la vicenda della rimozione del professor Luigi Carrino dalla presidenza del CILA. Carrino è stato estromesso dalla presidenza del Centro di Ricerca Aerospaziale di Capua nel peggiore dei modi. I rappresentanti di ASI, CNR e Consorzio Area dello Sviluppo Industriale di Caserta, la maggioranza cioè della proprietà del CILA, lo ha rimosso per giusta causa, dopo aver riscontrato criticità gestionali. Il professore sostiene che da qualche tempo una serie di eventi si sarebbero attivati con singolare coincidenza per screditare la sua persona, quando il CILA avrebbe dato segnali di discontinuità sui temi della legalità. Professore, dopo l'incontro tra lei e Battistoni, il presidente De Luca, sembrava che la questione della lettera e quindi diciamo di questa faccenda di rapporti con l'ASE si fosse chiarita. E invece noi ci troviamo tra i soggetti pubblici anche l'ASE, che in qualche modo è riconducibile alla Regione Campania e mi pare, mi corregga se sbaglio, sia quella che in qualche modo sia depositaria della quota della Regione Campania nel CILA. Come se lo spiega lei? Allora, noi non ce lo siamo spiegati. Io personalmente lei solo quando mi intervista. Non è vero, siamo in pubblico che sai che non è così. Però, ci sono però, loro che registrano. Però ci ho detto. Beh, per la verità io ho dato atto pure nella lettura del fatto che il Presidente non solo è intervenuto nell'occasione che tu ricordi, certo. E in quell'occasione fu stabilito un percorso di approfondimento che doveva durare qualche mese e non era prevista l'accelerata che poi di fatto c'è stata, che un po' ha spiazzato molti di noi. Io credo che questa domanda la dovresti fare al Presidente De Luca. Mi risulta che il Presidente De Luca ha una posizione completamente diversa da quella espressa dall'area di sviluppo industriale Caserta, diciamolo per esteso perché altrimenti quelli che non lo sanno possono confondere. La vicenda era iniziata quest'estate, quando la stampa cittadina aveva pubblicato una lettera a firma del direttore dell'Agenzia Spaziale Italiano, professor Roberto Battistoni, il quale accusava Carrino, nel testo della lettera, di essere in conflitto di interessi, perché non poteva continuare a presiedere il centro di ricerca di Capo e nello stesso tempo gestire il distretto aerospaziale campano. Anche perché il CILA è presente anche nel distretto e il conflitto di interessi era insostenibile. Presidente, so che può essere una spiegazione articolata, però lei che idea si è fatto? Perché questa richiesta di dimissione? Guardi, lo sa che è forse la domanda più difficile che mi potessero fare. Veda, come fa un presidente apprezzato ed elogiato pubblicamente fino a metà luglio, nel giro di qualche giorno, a trasformarsi in qualcuno da mandar via? È una domanda alla quale io non sono riuscito a darmi una risposta. Allora preferisco invece rimanere sui fatti. I fatti sono quelli che abbiamo prima, che ho cercato di spiegare. In questo momento a me piacerebbe parlare del ruolo del CILA, dei grandi progetti di sviluppo, di come l'aerospazio può guidare un percorso di ricrescita di questo territorio. E invece sono costretto a parlare di questa cosa che mi riguarda personalmente, ma la mia personale posizione non è la cosa più importante in questo momento. Per me la cosa più importante è innanzitutto stabilire la verità delle cose e soprattutto chiedere a tutti di darci una mano, perché stiamo conducendo una battaglia affinché si sappia che anche in Campania ci può essere un grande centro con grandi appalti capaci di operare nel pieno della legalità. E se si avvicina una malattia a qualcuno e questo qualcuno dimostra di avere gli anticorpi, bene, questo qualcuno deve essere premiato, non deve essere punito, tra virgolette. Senta, la questione del conflitto di interessi, si può dire che è una questione secondaria, diciamo, che si poteva risolvere, lei magari poteva dimettere dal distretto? Ma è assolutamente, innanzitutto è inesistente. Pensi che il presidente del distretto aerospaziale della Puglia, il presidente degli aeroporti di Puglia, il presidente del distretto dell'Emilia Romagna, un industriale privato, il presidente del distretto della Lombardia, un top manager di OHB, quindi cioè da tutte le parti i distretti, per quello che sono, hanno come presidente una persona che è anche una persona di vertice di qualcuno dei consorziati. Io ero presidente del DAC molto prima di diventare presidente
del distretto, del CIRA scusate, ho anche dato la mia disponibilità non per incompatibilità, ma proprio per, come dire, togliere un pochino dal tavolo le questioni che io ritengo secondarie, ma ho chiesto come premessa per un mio passo indietro il fatto che ci venisse consentito di chiudere il percorso di indagine che avevamo avviato. Non volevo lasciare il CIRA prima che questo percorso si fosse concluso. L'ultima cosa, ritiene che dietro questa iniziativa possa esserci in qualche modo la Regione, il Presidente De Luca? No, io ritengo che il Presidente De Luca sia stato tra tutti quelli che ha dato più attenzione positiva a quello che stava accadendo. Io so che il Presidente De Luca crede molto nel CIRA, io stesso l'ho fatto incontrare con Battiston appena eletto Presidente della Regione, abbiamo sottoscritto un accordo Regione ASI che io ho portato avanti, un accordo con la Commissione Europea, con Sky 2, sono tranquillo che il Presidente De Luca continuerà a considerare il CIRA e l'aerospazio fondamentali per lo sviluppo di questo territorio e so che è una persona seria, impegnata, certamente che si erge a difesa della legalità sul territorio. Un'ultima domanda, lei ha parlato di regolarità della gestione di appalti sola, quindi la sua revoca è arrivata o per bloccare le indagini o per questioni politiche? A questo non so dirlo, io dico solamente che non sono riuscito finora a concludere l'ultima parte della, diciamo, non delle indagini, perché le indagini sono concluse, gli atti conseguenti per il susseguirsi di questi eventi. Quindi questo è quello che io ho detto. E quello che chiedo è che ci sia una autorità legittimata a indagare e a chiarire questo aspetto. Io non ho certezze, non posso, come dire, arrivare a nessuna conclusione. Racconto solo un fatto. Da considerare che i soci che hanno rimosso Carrino sono tutti quelli che rappresentano la parte pubblica. Tra loro c'è l'ASI di Caserta, che è anche l'ente che fa capo all'assessorato regionale all'attività produttiva, che detiene le quote di partecipazione della proprietà della Regione Campania nel centro di Capua. Il professor Carrino ha sostenuto che il presidente Vincenzo De Luca invece non condividerebbe la messa in discussione del suo operato e ha confermato di aver dato mandato a un legale per difendere la legalità e la sua onorabilità e ha chiarito che con la rottura del rapporto con l'ASI comunque lui non intende fare battaglie per continuare a presiedere il CIRA.